Ciao a tutti! Oggi sono qua per consigliarvi dei manga secondo me ottimi per iniziare se non avete mai letto un fumetto giapponese in vita vostra, oppure se siete alla ricerca di un manga che conti un volume o al massimo quattro. Il primo fumetto autoconclusivo che voglio consigliarvi è My Capricorn Friend di Utsuichi e Masaru Miyukawa, edito da J-Pop al prezzo di 6,50€. È un seinen che parla di bullismo, il protagonista infatti è vittima di un compagno di classe che lo tormenta. E un giorno viene trovato da un altro compagno di classe con una mazza sporca di sangue e il bullo morto. I due protagonisti della storia si assenteranno, faranno un viaggio alla riscoperta dei loro passati e si indagherà anche su questo caso di omicidio. È un fumetto che parla principalmente di bullismo in maniera cruda e diretta. Ci sono diverse scene violente perché si entra abbastanza nel dettaglio su che cosa facesse il bullo. Alcune scene per me sono state molto disturbanti. Però ho apprezzato questa maniera diretta di affrontare l'argomento perché in Giappone è un problema molto serio, ma lo è anche nel resto del mondo. E anche la riflessione che c'è dietro il fatto che le vittime non vengono ascoltate dai compagni di classe o dai professori, che si parla di loro soltanto nel momento in cui compiono un atto estremo. Fa riflettere. Per quanto riguarda i disegni, non ho molto da dire perché non mi sembra un tratto particolare, è molto in linea con la storia che viene raccontata. Mi sono piaciuti i personaggi, avrei preferito un po' più di caratterizzazione a livello di storia per quanto riguarda la vittima. Verso la fine il fumetto sembra un po' anche un giallo, un mystery, perché si indaga appunto su questo caso. È una lettura, secondo me, molto interessante che fa riflettere, che quindi vi straconsiglio di leggere. Un'altra storia autoconclusiva è In un angolo di cielo notturno di Nojiko Ayakawa, edito dalla Flashbook al prezzo di 7,50€. Oshino è un insegnante delle elementari abbastanza timido che un giorno rincontra il senpai di cui era innamorato ai tempi del liceo. Sono passati 11 anni dal loro ultimo incontro, ma i sentimenti non sembrano del tutto svaniti. Uno shonenai davvero dolcissimo. Ho apprezzato molto la presenza anche di bambini all'interno della storia perché infatti uno dei due protagonisti ha un figlio che va a scuola da Oshino. C'è quindi un bell'intreccio, dei momenti molto teneri, dolci, altri divertenti e buffi. Penso che sia un ottimo mix, se vi piace il genere, poi è una storia che non può assolutamente mancare. Io ho apprezzato tanto anche i riferimenti che si fanno al passato, ai ricordi e al cielo in particolare, perché i due protagonisti facevano parte infatti di un club di astronomia. I disegni poi sono bellissimi, mi piacciono tantissimo i protagonisti della storia e il tratto di quest'autrice. Lo trovo veramente molto bello, ci sono delle tavole molto ispiranti. Passando ora a un manga in due volumi, non potevo non citarvi Inuyasano con Solanin, edito dalla Planet Manga al prezzo di 7,50€ a volume. Questo seinen parla di un gruppo di ragazzi che ha terminato l'università e si approccia al mondo del lavoro, alla vita tra virgolette vera, e ai dubbi esistenziali, che cosa fare della propria vita, se è giusto fare un lavoro semplicemente per avere delle entrate o se è giusto invece inseguire i propri sogni. Si parla anche di amore, di amicizia e il fatto che i protagonisti abbiano un'età molto vicina alla mia mi ha fatto sentire molto in sintonia con il manga. Mi piace molto il modo in cui l'autore riesce a indagare il dilemma un po' esistenziale dei protagonisti e mettere in luce le criticità della società giapponese, un aspetto che apprezzo sempre tanto di quest'autore. La storia quindi è molto riflessiva, ci sono dei momenti drammatici, la fine del primo volume uccide, vale assolutamente la pena leggerlo perché è una storia secondo me universale in cui si possono rivedere tante persone, soprattutto se avete passati 20 anni, secondo me questo fumetto vi parlerà al cuore. Per quanto riguarda i disegni sono bellissimi, a me piace molto il tratto di Inuyasano, mi piace il modo in cui caratterizza i personaggi perché nonostante assomiglino a personaggi di altre sue opere, riescono ad essere in qualche modo diversi, molto espressivi e apprezzo molto anche i paesaggi fotorealistici. Uno shoujo che secondo me vale la pena di leggere se non avete mai letto nulla al riguardo è TVB Kimiga Suki, edito dalla Star Comics al prezzo di 4,20€ a volume, la serie completa in tre.
La protagonista, Aki, è una studentessa al terzo anno di medie, innamorata da sempre di un suo compagno di classe, che decide però di uscire con un altro ragazzo, semplicemente perché questo le si è dichiarato. C'è quindi tanta confusione a livello sentimentale, in questa ragazza, e fra i vari shoujo che io ho letto, non è sicuramente il migliore, ma per iniziare ad approcciarsi a questo target, secondo me, può andare bene perché ha tutti gli elementi tipici del genere. Per chi non ha mai letto, infatti, un fumetto giapponese destinato a delle ragazze ambientato a scuola che parla di primi amori, è interessante vedere la vicenda di Aki, il triangolo amoroso, le cose non dette, gli equivoci, come funzionano le dichiarazioni, come sono spesso caratterizzate le ragazze, le protagoniste almeno, giapponesi. Com'è un po' la vita di scuola, le gite, i club sportivi, insomma, ci sono tanti elementi tipici che per una persona che non ha mai letto nulla riguardo al Giappone possono essere molto interessanti. Come primo approccio, poi si tratta soltanto di 3 volumi, quindi perfetto. Infine, la serie con più volumi che voglio consigliarvi oggi è The Earl and the Fairy di Ayuko Mizuno Tani, edito dalla Flashbook al prezzo di 5,90 €. I volumi sono in totale 4 ed è una serie che a me è piaciuta tantissimo per la presenza di elementi fantastici magici. La protagonista Lidia è infatti una dottoressa delle fate, è una persona in grado di vedere le fate e cerca di risolvere i problemi delle persone legati appunto alle fate. Non tutti sono in grado di vederle, per questo viene emarginata dalla società, viene presa per pazza, non però da un certo conte Edgar che invece è super interessato a Lidia, vuole infatti recuperare una leggendaria spada sacra e si presenta come un discendente del cavaliere blu, ovvero il signore del regno delle fate. Come vi dicevo, ho apprezzato tantissimo l'elemento fantasy perché le fate mi incuriosiscono particolarmente e in questo fumetto si fa tanto riferimento a quella che è la mitologia scozzese, si prende spunto da quel mondo lì per creare una storia tutta nuova che vede come protagonista appunto una ragazza un po' ingenua ma sicuramente molto determinata, forte, indipendente, che non ha bisogno di un uomo per avere successo nella vita, ma che in questo caso si ritroverà davanti un uomo bellissimo a cui farà fatica a dire di no. C'è quindi sì un elemento sentimentale, ma la storia nel complesso è avventurosa e per certi versi anche misteriosa perché bisogna rivangare comunque il passato, le origini di Edgar, scoprire chi è in realtà e il vero ruolo della dottoressa delle fate. Molto carino anche il tratto, ho apprezzato in particolare il modo in cui viene caratterizzata Lidia, che è uno dei miei personaggi preferiti. Tra l'altro ho scoperto questo manga attraverso l'anime che ne è stato tratto, che conta 12 episodi. Questi erano quindi 5 manga che consiglio per iniziare ad approcciarsi a questo genere di fumetto. E in generale, se state cercando una storia a fumetti che non sia troppo lunga, che conti pochi volumi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente fatemi sapere qua sotto nei commenti quali fumetti consigliereste voi a chi non ha mai letto un manga e se avete delle storie, soprattutto autoconclusive, da consigliarmi. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!